Alessio Varisco, che è il direttore della collana Domus Templi e anche appena insignito del titolo dell'Ordine dei Cavalieri della Repubblica Italiana. Oggi si parla di Templari in rapporto anche alla Croce di San Giorgio. Allora, prima chiariamo chi sono i Templari e quando nascono. I Templari nascono nel 1118, sono 8 cavalieri che seguono un magister, un maestro a Gerusalemme. Poi però vengono riconosciuti canonicamente ed eretti dal Romano Pontefice nel 1129. Durante il concilio di Troyes. Sono conosciuti come cavalieri del Tempio perché la loro prima sede è il Tempio di Salomone, dove sorge la spianata delle tre moschee, nel Parco delle Moschee, e la prima loro sede fu appunto il Templum Domini, che è di fatto il santuario della Cupola d'Oro in Gerusalemme. Al-Quds, che era l'antica Gerusalemme musulmana, diventa nuovamente Gerusalemme dopo il 15 luglio dell'anno 1099, quando i crociati, insieme a un grosso manipolo di Lombardi guidati dal Rozzone, conquistarono la città santa. Quindi in origine il loro compito era quello di difesa dei pellegrini, insomma. Esattamente, il titolo loro era Pauperes Commilitones Christi Templique Salomonis, ovvero i poveri commilitoni di Cristo e del Tempio di Salomone. Presidiavano le arterie di fede, e in particolare difendevano contro le incursioni, soprattutto di predoni, le maggiori piste, diciamo le maggiori vie di accesso alla città santa. Però non erano dei crociati. Erano di fatto dei milites monachi, nel senso che vengono riconosciuti come ordine militare, ovvero religione. Quindi il riconoscimento è canonico, però erano costituiti di cavalieri monaci, quindi era una doppia funzione la loro, da un lato monaci e dall'altro cavalieri. Quindi nascono più o meno in coincidenza della prima crociata crociata. Il loro termine in Fausto è quel 13 ottobre, venerdì 13 ottobre dell'anno 1308, quando l'Ordine del Tempio viene di fatto inglobato, si può quasi dire in maniera profonda, da parte del allora Filippo IV, detto il Bello, che ordinò, dato che era in una fase di assoluta contingenza, in quanto l'Ordine del Tempio erano banchieri e vantavano un credito cospicuo nei confronti del re di Francia. Il re di Francia era debitore, tenete conto che fu l'unico re a falsificare il proprio conio, per cui diremmo noi oggi era in default, ovvero alla canna del gas. Ecco, veniamo allora adesso al legame che c'è tra i Templari e la Croce di San Giorgio, che è stata adottata da diverse città. Esattamente, la croce piana rossa, vermiglia o rossa, in araldica si dice rossa vermiglia perché richiama la croce di Gerusalemme, è una croce che è stato il primo vessillo dei Templari. Ovviamente lo era anche di tutte le milizie crociate, ma quella dei Templari in campo bianco, colore della purezza, era il colore del sangue di Cristo, per cui era un riferimento esplicitamente cristologico. Poi però, durante la fase, diciamo, di evoluzione del percorso del simbolo, si è sostituita a questa croce una croce cosiddetta patente o a zampa ramponata, che non è una croce ramponata o una croce potenziata, cioè è una croce che ha un andamento più o meno, si dice araldicamente, a coda di rondine. Questa croce è divenuta celeberrima come croce appunto templare, però il vessillo iniziale fu proprio la croce di San Giorgio, e non poche commanderie avevano il titolo appunto di San Giorgio, e la cappella priorale di solito tra i vari santi celebrava anche la figura di un milite, perché solo a partire dalla fase post-crociata avremo il tipo iconografico, ovvero la produzione iconografica del santo di Lidda, del martire Giorgio che salva la principessa, diventerà l'emblema, diciamo, crociato e assumerà l'ottica del cavaliere catafratto, ovvero a cavallo. Precedentemente era un semplice guerriero.
Ecco, i Templari però poi nel corso degli anni sono rinati, tant'è che anche adesso ci sono. Chi sono oggi i Templari? Io sono cattolico, praticante, per cui le devo dire che nel 1313 l'ordine del Tempio è stato chiuso, per cui ad oggi non esistono ordini Templari. Vero è che ci sono tanti ordini di derivazione o comunque che si ispirano liberamente a piene mani o meno alla logica templare, anche se mi trova difficoltà perché da studioso della Milizia Templi trovo pochissimi praticare la castità, la povertà e l'obbedienza. E lei capisce che sicuramente essere templare è qualcosa di forte, per cui oggi essere templare significherebbe anche rinunziare alle proprie ricchezze in favore dei poveri e vestire non solo un ideale, una bandiera, un semplice mantello, ma gestire qualcosa di molto più profondo che, ahi noi, speriamo possa un giorno risorgere, però ad oggi non esiste. Quindi, per concludere, difficile seguire alla lettera le loro regole perché erano molto rigide. E quindi qual è il significato nella storia e che può essere poi anche collegato all'attualità? Perché? Allora, secondo me la risposta è la stessa che posso aver dato tante altre volte, e cioè il cristiano che riceve il sacramento della confermazione riceveva un buffetto, non so se si ricorda anche lei, io l'ho ricevuto dal vescovo, uno schiaffo che non era propriamente sonoro ma era simile alla Dumont, cioè al rito di vestizione cavalleresca, e in quel momento si diventava soldati di Cristo. Tenga conto che oggi l'ordine esiste in Portogallo, perché nel 1318 il re Dionigi di Portogallo ha recuperato, diciamo, tutta la sapienza marinaresca, le carte nautiche, tutto, diciamo, quello che era anche i vari legni, cioè le imbarcazioni, i templari, la flotta presente come contingente in penisola iberica. Per cui il re di Portogallo costituì nell'ex quartier generale di Tomar un nuovo ordine che però dovette, diciamo, depurare dall'antico simbolo del Tempio e dire ordine di Cristo, real ordine di Cristo. E questo è un ordine che possiamo dire emulo. Un altro ordine direttamente legato ai Templari sono gli ordini cosiddetti iberici, tra cui Alcatrava, Calatrava, Santiago e altri, come ad esempio San Benito de Aviz per quanto concerne la zona portoghese lusitana, oppure il San Michele dell'Ala, che hanno tutti una derivazione molto legata ai cistercensi, perché il De Laude Noae Militiae, che è il manifesto della nuova cavalleria, fu scritto proprio da San Bernardo la Chiaravalle, che fu non il fondatore bensì il diffusore dell'ordine dei cistercensi, tanto che il cugino che partecipò e iniziò era uno degli 8 cavalieri che seguiva il primo gran maestro. In realtà il cugino avrebbe voluto che frequentasse un'altra famiglia monastica e quindi divenisse un cistercense. Invece il cugino andò in appunto ultramare, cioè nelle terre dei Loca Santa, e lì partecipò alle crociate, si appassionò e divenne templare. Questa è un po' la storia, diciamo. Mentre da noi lo troviamo nella toponomastica. Abbiamo un personaggio che purtroppo è fortemente dimenticato. Io la settimana scorsa ero in Toscana a parlare, tra l'altro sono accademico di Marina dei Cavalieri Santo Stefano, e come vede anche la croce di Santo Stefano è abbastanza simile alla croce dei Templari. L'ordine di Santo Stefano sorge nel 1561, viene costituito nel 1562. L'ordine di Santo Stefano è l'ordine marinaresco per antonomasia, è l'ordine che preserva le coste tirreniche e mediterranee. Lì hanno trovato una figura fondamentale, che è Pietro Leopoldo d'Asburgo di Lorena, che tra l'altro impiegò la legge che noi conosciamo come legge leopoldine, per cui il primo regolamento, la prima costituzione toscana, e di fatto quella diede poi origine ai nuovi profili legislativi.
Purtroppo, glielo devo dire, da Monzese abbiamo avuto un grande personaggio che è Rainaldo da Concorezzo, che vede il secondo libro, che tra l'altro è stato inserito nel Monumenta Historiae Germanica, nonché nel Regesta Imperii, e ovviamente la figura del beato Rainaldo da Concorezzo è fortemente dimenticata. Rainaldo da Concoreggio nasce a Milano, cresce in una famiglia di giurisconsulti, quando diventa dottore di diritto a Lodi inizia una carriera straordinaria. A quel punto diventa anche canonico di Laon e una volta divenuto nunzio apostolico viene proposto alla sede di Vicenza e poi a quella di Ravenna. Quando riceve il casus templi, sulla questione dei templari, e quasi nessuno lo ricorda, iniziò una formula nuova di procedimento penale, ovvero tutti i procedimenti dovevano basarsi sulla veridicità e non, come comandava Clemente V, che era un francese, quindi arrivò al soglio pontificio e fece fare il trasferimento della sede da Roma ad Avignone, per cui è complice della cattività avignonese, e quel pontefice operò un qualche cosa di assolutamente nefasto, in quanto esportò in Inghilterra addirittura l'estorsione a mezzo di tortura delle confessioni, per cui i cosiddetti metodi della Santissima Inquisizione iniziarono, si può dire, in quella fase. E infatti i cani di Dio, tra virgolette, cioè i domenicani, si affermarono soprattutto prima contro certi eretici in Francia e poi successivamente nel caso appunto dei templari. Il nostro Brianzolo, perché i da Concorezzo avevano i possedimenti in Brianza, cioè attorno a Concorezzo, io quando si celebrò il settimo centenario dell'assoluzione con formula piena dei templari, con Concorezzo compilai quel volume appunto sulla storia di quest'uomo, che è fortemente dimenticato, ed auspico che la Regione Lombardia lo possa eleggere, così come Pietro Leopoldo d'Asburgo di Lorena è, tra virgolette, c'è una festa regionale ed è patrono della politica, della buona politica e della buona giustizia toscana, chissà che un giorno anche il beato Rainaldo da Concoreggio possa assurgere non solo alle glorie degli altari, ma anche essere celebrato dalla provincia di Monza e Brianza e, perché no, dalla Regione Lombardia.